La capitale della Svezia, Stoccolma, ospita la sesta tappa delle ITU World Triathlon Series 2016. 51 gli uomini al via con un tuffo nelle fredde e mosse acque scandinave per i 1500 metri della frazione a nuoto. Come al solito, nonostante le rigide condizioni atmosferiche, è lo slovacco Richard Varga ad uscire per primo dall'acqua e a lanciarsi in T1, davanti al francese Raoul Shaw e al norvegese Jørgen Gundersen. Tutti i migliori sono comunque vicinissimi, tra cui Fernando Alarza e i fratelli Brownlee, il più giovane Johnny vittorioso qui a Stoccolma 2 anni fa. Il tratto in bicicletta è molto tecnico, si snoda per le strade di downtown Stoccolma per 38,2 km. Tutti i migliori sono nel gruppo di testa composto da 12 atleti che hanno staccato tutti gli altri inseguitori. In T2 arrivano i migliori con un vantaggio di 90 secondi sul secondo gruppo e subito si lanciano sui 10 km della terza e ultima frazione di corsa. Con il loro inconfondibile stile sono i fratelli Brownlee a dettare il ritmo e a fare rapidamente il vuoto dietro di loro. Solo il francese Pierre Lecor prova a lanciarsi all'inseguimento, comunque irrimediabilmente tagliato fuori dalla lotta per la vittoria. Nel tratto finale è Alistair Brownlee che stacca il fratello Johnny e va a vincere questa sesta tappa WTS come fece nel 2013. Seconda vittoria consecutiva per Alistair dopo Leeds 2 settimane fa. Il campione olimpico in carica si carica per difendere il proprio titolo. Come detto, al secondo posto il fratello Johnny e al terzo a completare il podio il francese Lecor. Per gli azzurri ottima prova per il portacolori delle Fiamme Azzurre Davide Uccellari, piazzatosi 16° con una grande rimonta nella frazione a piedi dopo essere arrivato 29° in T2, rimonta che gli ha regalato il suo miglior piazzamento assoluto nelle WTS. Ottimo anche il 19° posto per Gregory Barnaby al suo esordio nel WTS. A seguire Luca Facchinetti del Team Ravenna ha concluso 26° e Massimo De Ponti del Gruppo Sportivo Carabinieri 34°. Il vincitore, Alistair Brownlee. È stata veramente dura, ma mi sentivo bene. Sono riuscito a mantenere il controllo. Le gambe rispondevano bene, non ho esitato e ho preso al volo questa occasione per vincere.